c'è bisogno di riconfermare la disponibilità a costruire un nuovo centrosinistra che sia unito e che soprattutto dimostri di essere credibile per le prossime sfide elettorali e per le prossime sfide del paese. Aumenta la disuguaglianza nel paese, c'è bisogno di interventi importanti, c'è bisogno di un nuovo patto sociale, c'è un'inflazione che sfonda il tetto dell'8%, il precedente storico altrettanto grave risale addirittura agli anni 80, quindi erano 40 anni che non registravamo questi dati così negativi, c'è una crisi energetica in corso, c'è da intervenire sul lavoro che non c'è, quindi con un aumento dei salari per combattere il caro prezzi, c'è bisogno di introdurre il salario minimo, c'è bisogno di tagliare il cuneo fiscale, tutte iniziative e tutti obiettivi che appartengono alla cultura e alla tradizione della sinistra storica di questo paese. Quindi noi al congresso abbiamo da un lato confermato la nostra permanenza, la nostra collocazione salda nell'alveo del centrosinistra dove siamo sempre stati nella storia. Dall'altro invece abbiamo ovviamente confermato la nostra disponibilità a dare il contributo per allestire un'area, un timone riformista di sinistra all'interno del centro-sinistra che dobbiamo costruire. Abbiamo confermato questa collocazione anche perché sappiamo che qualche forza politica che storicamente, seppur di recente formazione, appartiene a questo alveo, quello del centro-sinistra, starebbe lavorando ad un'ipotesi terzopolista, ad un'ipotesi, parlo in particolare di Azione di Carlo Calenda, che è reticente a costruire il centro-sinistra unito e la coalizione, invece parrebbe si stia orientando più verso un terzo polo equidistante da centrodestra e centro-sinistra.